in genere le faccio io le interviste, quindi quando me le fanno non sono così abituato. Non è vero, poi mi diverto molto anche a farmi intervistare. Renato, Geremicca, l'altra metà di Gere Bros, quindi la direzione artistica creativa e chiaramente la coordinazione produttiva con Tore. Event Meeting noi l'abbiamo chiamato, Event Meeting perché effettivamente parte come un evento, la loro convention natalizia aziendale, che hanno sempre fatto in maniera molto tradizionale, quindi senza far succedere cose speciali, quindi l'amministratore delegato che trova l'occasione per salutare, per fare gli auguri ai suoi agenti. Quest'anno c'è tutta la rete agenti di Neos, volevano fare una cosa un po' più articolata, un classico meeting aziendale che cerchiamo di spettacolarizzare, secondo appunto la firma Laboratorio Creativo Gere Bros, che vuole rendere un po' più memorabile, quindi lasciare un segno emotivo un po' più profondo. L'unicità è che è un tailor made. Mi si può rispondere che tutti gli eventi sono tailor made, sono tutti fatti su misura. Sì, ma qui in realtà lo pensiamo strada facendo con il cliente, cioè cerchiamo di fare un viaggio che diventa appunto qualcosa in più, cioè uno che vuol far crescere questo oggetto, che non è una convention, non è semplicemente un ritrovo aziendale natalizio di fine anno, ma è un vero e proprio happening. Sono Tore, ovviamente siamo alle prese qui con l'allestimento di tutto quello che serve per l'evento che ci sarà domani qui di Neos. Palazzo Albergati, palazzo seicentesco di More, residenze di papi, imperatori, Carlo Goldoni, sono stati tutti qui. Quello che ovviamente stiamo allestendo qui è tutta la parte evento che ci sarà. Questa sala centrale, come voi vedete alle mie spalle, ci sarà un palco, è un palco abbastanza piccolo, galleggiante all'interno del salone, che sarà proprio il culmine dell'evento, del meeting che ci sarà, quindi una vera e propria convention, però in uno stile un pochettino più moderno, più multimediale, diciamo. Quindi lavoreremo moltissimo con la regia video, che vorremmo abbastanza dinamica, abbastanza televisiva, alla fine del meeting, creando il momento abbastanza elegantemente teatrale, invitiamo a questo percorso itinerante breve, nel senso che giriamo intorno alle sale principali del palazzo. Si svilupperà nelle due salette laterali che stiamo già preparando e allestendo, perché ci saranno i vari interventi musicali che si alterneranno, passando da aria, acqua, terra, fuoco, un bel happening musicale molto particolare, molto articolato, però sicuramente di gran gusto e gran impatto. Io lo chiamo multi-performance musicale, basata sui quattro elementi naturali, è un tema che sta coinvolgendo molti, infatti quando ci faccio una performance sui quattro elementi terra, acqua, aria, fuoco, che bello, tutti si emozionano, io sono contento di aver avuto questa felice intuizione, si vede che era nell'aria. Le performance saranno concentrate per dare il giusto spazio agli artisti e ai musicisti per esibirsi al meglio e chiaramente alle persone per gustare gli ambienti, gli spazi e il buffet con un catering veramente di eccellenza. Tematico anche questo, quindi la nostra partner Egle Conti, il manager di Palazzo Albergati, che è una persona grandemente creativa e appena saputo questa cosa ha detto vi faccio io una cosa sugli elementi, ha detto, quindi si è inventata veramente l'impossibile, quindi farlo diventare un vero happening, un vero momento. Il discorso è quindi quello di creare un happening che non venga subito dalle persone. Ecco perché abbiamo pensato di incastrare all'interno del banqueting un momento musicale, ma che fosse un momento, quindi che fosse gradevole e gustoso e non andasse in sovrabbondanza, in overwhelming su quello che è il prodotto finale. Abbiamo cercato di dosare come un sapiente chef tutti gli elementi. È molto complesso, però apparirà semplice. E apparirà tutto quasi naturale. Per renderlo così, questa è stata la parte più difficile da fare. Le due sale verranno collegate da un corridoio di luce e guidate da un'attrice che sarà un po' il fil rouge, l'elemento che coordinerà o quantomeno collegherà tutti questi passaggi nei vari elementi che si contaminano a vicenda. La nostra attrice prepara una performance che introduce naturalmente a questo, con dei piccoli monologhi da me elaborati. Credo che rendano abbastanza la situazione. Mi toccherà fare un po' da collante, quindi presentare probabilmente qualcosa. Adesso vedremo. Molta estemporaneità, ma ci piace giocare live. L'unicità è questa, nel senso che noi facciamo questo percorso strada facendo e combiniamo già performance magari esistenti in un modo completamente nuovo.
come ogni live, come evento che si rispetti, ha i suoi bei inconvenienti. 264 ospiti al momento attuale sono confermati, esattamente il raddoppio di quello che avevamo previsto. Noi avevamo settato l'evento su 120, si vede che è piaciuto molto il progetto e quindi Ale, tutti a venire a passare legati, per noi è molto figo, molto divertente. Il problema è che avevamo strutturato uno spazio per quel tipo di persone, quindi adesso sarà una bella sfida vedere come va a finire. Prevedere tutto è un po' difficile, però la cosa vincente è proprio prevedere tutto, progettare e capire tutti i vari passaggi di come interviene, come succedono le varie cose, quindi palinsestare proprio l'evento stesso. La nostra esperienza fortunatamente negli anni ci ha portato a capire tempi, tempistiche, logistiche, tutto quello che serve per cercare di ridurre al minimo il tempo sia di sforzo che di realizzazione. Il lavoro di preparazione, di briefing, per noi è molto importante. Ecco il motivo per cui cerchiamo di non entrare in contesti di gare, e crediamo che la creatività non possa essere messa in competizione come se fosse appunto una batteria di 100 metri. Abbastanza orgogliosamente possiamo dirlo, nel senso siamo giovanissimi come nascita societaria, ma operiamo in questa situazione dal 95, quindi siamo molto rodati e ferrati nel territorio. Le nostre soluzioni hanno un alto valore aggiunto. Noi riusciamo a stare molto spesso in parametri assolutamente di mercato, concorrenziali, low budget, chiamiamoli come vogliamo. In realtà mi viene da dire che il basso costo è perché c'è un alto valore creativo. Quello che viene fuori è molto bello. Quindi uno dice, però... Dobbiamo ancora un po' correre a finire di preparare tutto quanto. Questa volta la partenza è stata un po' difficoltosa perché un piccolo intoppo ci ha causato un ritardo di 2 ore e mezza sulla tabella di marcia, che ovviamente ha messo tutti quanti un po' sul filo del rasoio, però adesso si è tranquillizzato tutto, siamo riusciti a recuperare il problema causato purtroppo non da noi, però alla fine lo stile laboratorio creativo è sempre identificativo, ovvero che tutti qui lavorano col sorriso, anche perché sanno cosa fare, sanno quando lo devono fare, sanno il tempo che a loro necessita per realizzare quello che serve, quindi siamo abbastanza tranquilli e rilassati nella lavorazione. Ho capito che quello è quello che funziona meglio, quindi far lavorare tutti quanti con la rilassatezza, la tranquillità, senza affanni, senza chiedere cose a tutti all'ultimo minuto, secondo me è la particolarità che fa vincere il meccanismo. Noi in una giornata, noi questa mattina eravamo a disposizione dalle 8 alle 19.30, quindi insomma un tempo abbastanza contenuto da sviluppare tutto l'allestimento, sono quei momenti di sfida che ci piacciono molto. Ci hanno avvisato questa mattina che purtroppo c'era un piccolo problema tecnico del posto dove siamo stati, fortunatamente tutti i nostri collaboratori si sono un po', come dire, rimboccati le maniche e hanno dato di più di quello che dovevano dare, ovviamente, e quindi abbiamo recuperato il ritardo di 2 ore e mezza. Come scegliamo i nostri collaboratori? Scegliamo i nostri collaboratori? Il gruppo, la crew che abbiamo ovviamente chiamato per allestire questo evento laboratorio creativo è una crew molto selezionata, perché i nostri partner sono molto particolari. Per fare cose come questa, che apparentemente sono semplici, c'è bisogno di farle scorrere con grande naturalezza, e allora devi saperle fare bene. Noi abbiamo degli eccellenti professionisti in tutti i settori. Il nostro light designer è uno dei più affermati e ricercati. I nostri fornitori, i nostri suppliers per l'audio, per le luci, sono i professionisti più affidabili, oltre che chiaramente qualitativamente molto più alti, che esistono sulla piazza di Bologna. Questo è il modo in cui scegliamo i collaboratori. Cioè, questo è il modo in cui il laboratorio creativo di Joe Bros prende vita. Quindi tutte le volte si compone dei creativi necessari. C'è da dire che l'effetto wow che tutti i musicisti oggi, entrando a Palazzo, che bello, che bello, che bello, sanno di trovarsi di fronte tutte le volte con noi, di fronte a cose belle. Quindi hanno il piacere di essere coinvolti. I supplier, i tecnici, sanno che in ogni caso hanno la possibilità di esprimersi. Non prendiamo delle persone, dei supplier, dei fornitori di servizi e gli facciamo fare un compito. Noi gli facciamo costruire insieme a noi qualche cosa. Io sono molto soddisfatto,
soprattutto per come si sono potute sviluppare le prove. L'happening musicale è un happening complesso, sono performance semplici in una salsa molto complessa. Secondo me l'aspettativa che, chiamiamolo cliente, sarà completamente ribaltato, nel senso che non si aspetta minimamente quello che noi abbiamo fatto, cioè sarà fuori dalle loro aspettative. Quattro pilastri, tre: passione, realizzazione e divertimento. Realizzarlo è per noi il divertimento. A noi non piace semplicemente pensare le cose per aria, ci piace farle diventare fisicamente. Le idee sono la nostra passione, realizzarle è il nostro divertimento. Have fun, divertiamoci.